Signori, benvenuti in questa live della Shiny Lock di Pokémon Heart Gold. Se Dio esiste, forse oggi battiamo la Lega Pokémon e andiamo magari anche un po' avanti nel gioco. Lì dobbiamo capire. Sì, Dandy, benvenuto. Allora, scusatemi il leggero ritardo al solito. Mi dovete giusto dare un briciolo di tempo. Perché devo capire. Ok, perfetto, la chat vedi che è nascosta, ottimo. Buonasera a tutti. Allora, io inizio già a switcharvi la schermata. Ragazzi, siamo a 926 sub. Ne mancano 74 per raggiungere i 1000 entro mezzanotte. Il sogno è nel cuore. Io non ho resistito a non mettervi il sub goal. Il sub goal è lì. Oggi se batte la Lega, non lo so, magari succede. Non chiedo che si completi, però magari succede. Oh, sì. Alex, grazie per il 16° mese. Oh, sì. Benvenuto. Ciao a tutti, ragazzi. Benvenuto. Tra l'altro, non so se conta le resub. Non ne ho idea. Poi ve lo farò sapere. Non ho mai capito come impostare bene i sub goal. Grazie, Alex. Oh, sì. Benvenuto. Fancy Coyote, grazie per il 16° mese. Immagino ci siano un po' di resub da fare perché non ho streamato per 2 giorni. Quindi magari potremmo davvero toccarle. Poi vi farò sapere se ci siamo. Oh, sì. Oh, sì. Oh sì! Ulala, ma quanta gente! Jericho, grazie per il Prime, benvenuto! Allora, chat, datemi un attimo perché devo ancora impostare il counter. Allora, stopwatch online. Ale, perfetto. Restore. Ci segna attualmente le 4 ore dell'altra volta, quindi bene. Che poi vi ricordo, dovranno andare a sommarsi perché io ho fatto l'errore imbarazzante di... Vabbè, non stiamo qua a ricordarlo, per favore. Sono semplicemente disgustoso. Allora, no, senti, però... Gentilmente, eh? Tutto il rispetto di sto mondo, ma forse così il counter non è perfetto. Intanto, ragazzi, vi saluto tutti. Datemi giusto un attimo che qua... non sono arrivato, come potete ben vedere, particolarmente preparato. Dovrei crearmi un counter più sensato. Allora, dov'è? Bro. Oh, sì. Oh, la Ardia, grazie per il 15° mese. Hype Train completato, livello 1. GG. Allora, datemi un attimo. Allora, screen capture. Perfetto. Allora, devo chiudere un po' il gap a destra, direi. Ale. Oh, sì. Enesimo streamer, grazie per l'ottavo mese, benvenuto. Colgo l'occasione per farle le congratulazioni, dottor Crappo. Per la laurea o per gli shiny? Comunque in entrambi i casi doverose. Allora, il plan di oggi, ragazzi, è abbastanza semplice, nel senso che la scorsa live, per ragioni di tempo, non siamo andati avanti con Lens. Eravamo già andati oltre Luna. Quindi oggi abbiamo da fare Lens. Io non so quanto ci metteremo. Chiaramente non velocizzando la lotta, sicuramente ci metteremo un po'. Direi che poi, dopo aver fatto Lens, possiamo... E dopo aver fatto la foto da F8 il fotografo... Attenzione! Dopo aver fatto la foto da F8 il fotografo, possiamo anche andare... Tura, grazie per i 10 abbonamenti... Oh no, raggiungo davvero le 1000 sub, non sono psicologicamente pronto. Grazie mille per le 10 sub. Andrea, grazie per il 20° mese. Ricordo a tutti i nuovi sub di entrare nel gruppo Discord. Allora... Gentilmente, chat, mi dovete fare una cortesia. Uno spam di imperativo in chat. Uno spam di imperativo in chat, se possibile. Elia Gazzoli, grazie per il 9° mese, benvenuto. Spero di non dover crittare. Spero di non vedere i crit come l'ultima volta, perché altrimenti è la fine. Fatemi uno spam di imperativo che famo la storia. Marco 1522, grazie mille per quello che credo sia il 13° mese, l'ho visto al pelo, abbiamo raggiunto il livello 5 di Hype Train, spero di non perdermi sub, nel caso le vedo, grazie per lo spam di imperativo. Tra l'altro spero che vi piaccia l'alone dietro rosso delle luci, secondo me ci sta molto bene con il viola e con Heart Gold soprattutto. Signori, siamo in live su Twitch per la Lega Pokémon della Shiny Lock, l'ultima volta Lens ci ha trombato malamente a sto giro. Imperativo, oh no, 10 sub regalati da Tura, è la fine. Eitiamo anche le 1000 sub oggi se andiamo avanti così. Regà, vi aspetto. Oh sì. Tura, grazie per le 10 sub regalati. Adesso farei uno spam di oh sì fino alla morte. Fra quanti soldi, ragazzi. Si va a mangiare gourmet questo mese.
Si mangia gourmet. Sì. Bea, domani il sushi lo offro io. Oh sì. Ha risposto ok. Come il numero dei dragonite di lance. 207% di hype train. Beh, che dire, signore? Che dire, signori? GG. Preparati a una serie di crit di dragonite. No, 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 no. No, la speranza è proprio che non succeda, ragazzi. Non dovete farlo. Allora, nel mentre che preparo gli spammini, giusto per non buttare via sto tempo, vi informo che Ale, grazie per i 5 abbonamenti regalati. È il momento. È il momento. Si hitano le 1000 sub. Record definitivo del canale. Sì. Gabbio, grazie per il 15° mese di Prime. Alespo, che vedo il tuo messaggio. Domani abbiamo Kirby con la mia ragazza. Quindi, yes, assolutamente sì. Anzi, abbiamo già fatto una live in realtà. Allora, nel mentre dicevo che spammo la nostra live, il nostro content, vi informo che domani esce un bel video. Esce un bel video su Meganium, sul perché Meganium non piace. Allora, come posso dirvi di vederlo? Allora, perché dovreste vedere quel video? Ve la butto così. Allora, intanto perché è molto interessante e tocca argomenti molto importanti, tocca filosofi anche importanti. Tu, ragazzi, per i 100 bit, non so quando arriveranno nella feed degli sì, però grazie. Dice, ho un'idea per farvi vedere il video di domani. Potrei aver citato... Vede presente il signore coi baffi che ha governato in Germania dal 1933 fino al 45, tipo? Potrebbe esserci una sua citazione proprio precisa tratta dal suo libro più importante. Così, per farvi capire la natura del video. Potrebbe non essere monetizzato, ipotizzo. Quindi, non lo so. Vedete un po' voi se ne vale la pena. Allora, intanto, Frankie, grazie per il sesto mese. Lollo, grazie per il sesto mese. E Frankie, l'ho già ringraziato, ma prima aveva saputo qualcun altro. Iskandar, grazie per il Prime primo mese. Ti ricordo il gruppo Discord. E il video esce domani, ragazzi, ore 14, quindi siateci. Intanto, allora, su Instagram la storia è andata bene. Sneaky Loop, grazie per il Prime. Ragazzi, se mi scappa qualche sub, fatemelo sapere, perché obiettivamente la situazione attuale è particolare, sicuramente. Fatemi giusto fare velocemente uno spam su YouTube. E poi, vi giuro, appena finisce lo spam di sub, possiamo anche iniziare a fare la live. Incredibile. Pazzesca sta cosa, no? Allora, live per battere più forte di prima. Lens su Heart Gold Shiny Lock. E sto per raggiungere le 1000 sub. Al dio della filosofia che ha festeggiato sabato. Chi è questo che ha sabato? Sull'assurdo Tyrog. Che bello vederti in questa folle run. Vamos. E non vediamo. Ah, ok, è Frankie. Grazie mille per il sesto mese. Non capivo chi fosse. Grazie mille per la sub. Vabbè, ossì. Fabi, guarda, grazie per la sub regalata a Zakoz. Sì, quanta gente, ragazzi, oggi. Domani, ragazzi, sushi alla carta, pazzo matto. Assolutamente. Non c'è più niente da fare per nessuno di voi. Domani foto nel jet privato, easy. Per chi fosse poco esperto di Twitch, no, questa è una cazzata, non è vero, non succede. Sì, ragazzi, si fa ovviamente anche canto, ci mancherebbe non fare rosso. Rosso si fa assolutamente. E Manu, grazie per il 14° mese. C'è qualche possibilità di vedere Octopath Traveler domenica alle 15? No, no. No, perché potrebbe esserci un annuncio domenica. Volendo. Aia, mi sono punto. Scout, grazie per il Prime. Quante sub siamo? Scusatemi. Capiamo. Ok, penso che di essere a 976. Leggo bene? No, sarà 967, una roba del genere. Va bene, ragazzi, dai. Direi che possiamo iniziare. No, ragazzi, è troppo presto per sposarsi. Paolonio, grazie per i 50 bit. Vai a fare una degustazione di sushi. Assolutamente sì. Rimangono estasiati. Assolutamente sì. Ragazzi, c'ho 22 anni. No, non mi sposerò. No, non ancora. Allora. Bene. Dove eravamo arrivati l'ultima volta? È il momento di startare il timer. Dove eravamo arrivati l'ultima volta? L'ultima volta eravamo arrivati
che Lance ci aveva wow, bello, che Lance ci aveva fondamentalmente trombato. Eravamo arrivati che quei Dragonite erano un piccolo problema. Avevamo evoluto comunque il nostro Gloom in Bellossom. Corbiollone, grazie mille per il Prime, ottavo mese, benvenuto. Datemi un feedback sull'audio, se sentite tutto bene, se si vede tutto bene. Allora, Bellossom doveva tipo fare il mezzo miracolo contro Gyarados. È l'unica soluzione, fondamentalmente. Eravamo rimasti Kefir, Alligator, Davide, Saret, grazie, Saret, grazie mille per il terzo mese, benvenuto. Eravamo rimasti Kefir, Alligator, si giocava praticamente tutte le speed tie con i Dragonite. Fortress gestisce discretamente, a essere onesti, Aerodactyl. Hitmontop qua in questa lotta, a essere onesti, è un po' inutile, purtroppo. Può giusto forse reggere un hit di Aerodactyl e tirare qualche botta, però lui è davvero poco utile. E purtroppo abbiamo dietro... Allora, la cosa che potremmo fare, volendo, però sarebbe davvero inutile, è magari mandare Crobat su Gyarados, tirare magari retromarcia, fare Tarit Hitmontop, che comunque regge discretamente bene, e magari gestire con Bruciapelo attacco rapido, che obiettivamente Hitmontop è molto utile in questa lotta. No, non possiamo usare le caramelle rare, ragazzi. E il cap era quello che era, quindi è giusto adesso soffrire. L'ho impostato alto e adesso mi attacco. Ci sta. Oh sì. Ehi, ma grazie mille per il decimo mese, benvenuto. Chissà perché questo è sempre a me. Beh, no, non è vero, dai. Pampling e andate su TPE, ma figa perché mi è partita la pubblicità. Grazie mille per il Prime. Questa la ricarichi domani? No, non posso ricaricarla domani, però dovrebbe essere mercoledì, in teoria. Bene. Allora, o andiamo avanti con Bellossom. Io direi fare un paio di lotte come l'ultima volta e riprendere la mano. Di riprenderci un po' la mano. Noi sappiamo che comunque Bellossom regge Gelodenti. Sappiamo che può tirare Paralizzante. Sappiamo che può tirare Luce Lunare e Stollare. Se Bellossom si fa da solo coso, è un bene. Poi l'ultima volta sappiamo tutti che non è andata affatto bene in realtà. Però vediamo. Giorgio, grazie per il secondo mese, benvenuto. Poi in teoria, ragazzi, ci eravamo detti di dover sempre rifare la lega da capo. Però, cazzo, mi si è scaricato il controller. Fortuna che ho qua le pille. Le pile, dicevo. Allora, se volete possiamo far partire una bet. E la bet sarà: batteremo Lance in 5 tentativi da oggi. Se un moderatore riesce al volo a farmi una bet, magari della durata di un minutino, se possibile, possiamo obiettivamente fare una bet così. 5 tentativi, vediamo come va, capiamo, ci intendiamo e va bene così. Intanto, nel mentre che parte la bet, io rifaccio un po' l'inventario. Feraligator deve in un qualche modo riuscire a tirare giù tutti i congelodenti, tutti i Dragonite, almeno 2 su 3, minimo. Doppio gelodenti, lui ha il gelomai, guarda, in teoria dovrebbe mezzo farcela. Allora, un'altra cosa che potremmo provare a fare in realtà, ragazzi, però non penso sinceramente che Bellossom con lenti scelta riesca a gestire Gyarados. Crono Silver, grazie per la sub regalata Domsos, benvenuto. L'altra cosa che potremmo fare è dare lenti scelta a Bellossom e vedere cosa succede. Si potrebbe anche dare una scarfa per Alligator, ma non ho Choice Band purtroppo, se no la darei. Però scarfa per Alligator vorrebbe dire non avere il gelo mai. Purtroppo, ragazzi, abbiamo il Feraligator dei puffi e questo ci frega di brutto, perché non abbiamo i V in attacco e altrimenti lo tireremmo giù sicuro. Perché qua dare la scarfa per Alligator è call, c'è niente da fare. Potrei provare a giocare Feraligator scarfa e magari cercare di danneggiare i Dragonite con chi ho davanti. Potrebbe essere una buona idea, in realtà. Si potrebbe provare.
cercare di fare i nostri danni, magari mandando Hitmonop, facendo un bruciapelo, attacco rapido, o Crobat, che è un altro Pokémon che fa ben poco, fare i nostri danni e poi entrare di Feraligatr, potrebbe essere una buona idea. Con la Scarfly outspeed sicuramente e dovrebbe killarli in teoria, se riusciamo a fare secondo me un 15-20% di danno, anche un po' di più. Vogliamo provare? Qua potrebbe essere una buona idea. E per ora non mi gioco Bellossom Choice Specs per il semplice fatto che secondo me Gyarados non è giù in due hit. Tra l'altro, a proposito, Eteri. Vedi? Allora, giochiamoci un po' di Eteri. Max, tanto ne abbiamo anzi, guarda, fai una cosa. Abbiamo Elisir. 4 Elisir, fai così. 1 2 3 4 5 6. Poi ci serviranno per la prossima lega, tanto questi si possono farmare facili. Allora, la stola scelta, per chi non lo sapesse, ragazzi, permette a un Pokémon di aumentare la sua velocità. La stola scelta, ci sono strumenti simili con altre statistiche. Permette di aumentare la sua velocità del 50%, ma lo costringe a usare una sola mossa finché è in campo. Ok? Quindi noi appena entreremo con Feraligatr, tiriamo Gelodenti. Feraligatr sarà più veloce di tutti i Dragonite dell'avversario, ma non potrà smettere di usare Gelodenti. Qua il problema non è tanto non poter usare altre mosse a parte Gelodenti, ma il problema è più che altro che togliamo come strumento il Gelomai. E già col Gelomai, con il Dragonite eravamo a roll, se non addirittura non avevamo proprio il KO. Quindi qua la giocata potrebbe essere cercare di fare del danno con chi abbiamo già in campo. E io qui, ragazzi, vi potrei dire una cosa. Vi potrei dire che togliamo Amnesia Quagsire, che non riusciremo mai a tirare, gliela insegneremo poi perché è un'ottima mossa. Purtroppo, non potendosi curare, è sempre antipatica. E Slavina? Ha sempre Feraligatr, però. Però non riusciamo a essere feriti nello stesso turno. Che Slavina sarebbe ottima, ma quei Dragonite lì ci fanno un gran danno. E quindi non ci guadagniamo nulla. Che se l'avessi imparata Quagsire sarebbe stato GG. Sarebbe stato GG. Però no. Oh, qua abbiamo Dragopulsar, che però non ci cambia assolutamente nulla. Sto pensando alla mossa da dare a Quagsire, Oh sì! La fantomatica sardina. Grazie per il secondo mese, benvenuto. Dottore, buona fortuna. O benvenuta se sei una sardina. Grazie per la buona fortuna, ci servirà a questo punto. Dragartigli uguale, solo. Purtroppo abbiamo tutto. È tutto Feraligatr centrico. Questo è un problema, in realtà. Possiamo dare una banale forza al nostro Queggo. Così da fare dei dannetti, visto che cascata non fa nulla. La diamo su Amnesia. Cerchiamo di combinare qualcosa. Possiamo anche provare a tirare delle slip, in realtà. Bruni, grazie per il Prime. E Pietro Fritz, grazie mille per il terzo mese. È per caso una cheat? No, non lo dirò perché potrebbe essere spoiler. Dai, è crappo. Much love. Proviamo. Allora, non salvo. Ho salvato per... poi nel caso... Non salvo. Proviamo così. Dai, è andata anche la bet. Siamo 20 minuti qua che ci pensiamo. Tanto non è Nuzlocke. Un tentativo lo possiamo fare. Vi ricordo che abbiamo già perso più e più volte, anche in maniera abbastanza netta. Lasagna scottante, grazie per il Prime. Signori, sul volume. Su il volume. Bellossom. Contro il Gyarados. Allora, l'ultima volta è andata di merda. Lui un Gelodenti potrebbe anche missarlo prima o poi, E invece congelerà. Ma vaffa. Ma non è possibile, no, dopo 20 minuti di live non è possibile. Ma dopo 20 minuti di live non è possibile.
Ma dopo 20 minuti di live non è possibile. Dava resetto, che non c'ha senso. Oh, 20 minuti di live, eh? Pazzesco. Bene. E questo era un tentativo che è andato per chi ha bettato. Ragazzi, mi spiace, però questo neanche ci provo, che non c'ha senso, ragazzi. Perdo e basta. Praticamente è impossibile vincere una roba del genere. Ma pensa a te. Questa è stata incredibile, eh? Questa ottimo reel per Fabio. Questo. C'è problema. Questo è un ottimo reel per Fabio, davvero. Vai. Capiamo. Secondo tentativo. No, certo, ovviamente la percentuale di congelamento è 10%, ma sempre così. Solo Bora, se non sbaglio, c'ha 20% di congelamento. L'unica mossa, credo. Forse addirittura 30, Bora. In questa gen. Però è l'unica che ha un congelamento così alto. Vai. Vediamo se devo bestemmiare la Madonna. Ok, bene. Non ho dato la sola scelta? No, l'ho data la sola scelta. Allora, no, lenti scelte, non riusciamo a prendere due hit KO. Zero. Allora, qui la cosa è, posso anche tirare paralizzante. Ok. Ma se switchiamo su Charizard l'avevamo gestita bene. Ok. Ma vaffanculo, bell'osso. Bacia Pyrat, va. Grazie Manu per il Prime. Tura, grazie per i 10 abbonamenti. Oh no, siamo lì. Siamo a 1000 sub. Raga, però Bellossom non può intarle sempre così. Non so che cazzo dirvi. Non so che cazzo dirvi. Scusami, ma... Ok, gli alert delle sub non invadono lo schermo. No, non credo. Andata. 1000 sub. Grazie. E vi dirò, devo aggiornare il counter. Mi sa. Mi sa che devo aggiornare il counter, perché è sotto la mezz'ora che è stato completato. Oh sì, oh sì. 1000 sub. Oh sì. Calamario, grazie per il 10° mese. Tura, grazie per altri 2 abbonamenti regalati. Oh sì, oh sì, oh sì. Stop. Siamo a 1001 sub. Siamo a 1001 sub. Impazzisco. Oh sì, oh sì, oh sì. Fatemi cercare. Fatemi checkare, che ho fatto un sub goal di fretta. Magari ho sbagliato. Fatemi checkare. Tura. Cioè, aspetta un attimo. Aspetta. Stop. Tura. Che dire, grazie. Grazie anche a tutti in generale per il mega supporto di sto periodo qua, con la musica dei Lens in sottofondo. Ma sta lotta è intata. Vi do la conferma. No, Twitch non me li registra! Non me li... Sono ancora fermo a 926. Oh sì! Twitch non me li registra. Oh sì! Twitch non me li sta ancora dando. Oh, sì. Ok, quando saprò... Allora, riaggiorno il sub... No, ma quanta gente sta arrivando? Io me li sto perdendo tutti. Aspetta. Allora, stop. Stop. Oh, Tura ha fatto le sub, sì. Itai Doshin, grazie per il terzo mese. Gigi Ale, grazie per l'ottavo mese. The Neon Knight, grazie per il Prime. Allora, appena mi si aggiorna tutto, appena mi si aggiorna tutto, sento il sub goal che devo aggiornarlo, perché si è accumulato dopo mezz'ora. E se manca qualcosa ai 1000 lo aggiungo. Raga, io qua provo ad andare avanti. Se non altro gli ho fatto un po' di danno. Vado di Fortress. L'unica cosa che qua può avere un senso. Oh, Crobat anche, che magari, sai, con doppio veleno croce, avvelena, critta e si inventa qualcosa. Oh sì, oh sì. Però, niente, raga, sono sfigato, cazzo vi devo dire. Qua non ha veleno, niente, niente. Oh sì, oh sì. Ho qua giro denti, ne reggo uno, secondo me. Perfetto. E qua, ti volo in faccia. Oh sì. Sono quasi tentato di fare trespolo, sinceramente, ragazzi, qui. Però, qua addirittura arriva flagello.
Però che ci guadagno? Paolonio, grazie per i 25 bit. Oh sì, oh sì, oh sì. Roll, ovviamente, e ce l'ho detto. Un attimino felice in questo periodaccio. Grazie mille, non so chi sei perché avete sabato in troppi, ma grazie. Tira Trespolo, vai. Vai, vai, vai. Faccio, c'è uno spam di sub indecenti e va bene. Guarda, tiro vela in croce per sperare che, non so, critti, avveleni, qualsiasi cosa andrebbe bene. Però niente, cioè solo lui è evidentemente abbonato. E dai con i 1000 sub. No, tira Trespolo che qui se mi fa gelo denti io non ho più la debolezza al ghiaccio. Ah, oh, e dai con Stalega. Un salutone. Chi è che ha droppato i bet qua? Comunque lui. Ok, questo è Paolonio. Più alto del 10% è forza segreta sulla mattonella di ghiaccio con Cioè, ragazzi, non lo so, vabbè. Predicta al Trespolo e critta di cascata. Non lo so. Vabbè. Questa è la giornata. Oh, guardate il lato positivo. No! Dicevo, guardate il lato positivo. La live dura di più. Oh, raga, se Bellosso mita il paralizzante quando deve e le cose vanno un minimo... Sesso. Veleno croce. Vai. Oh, dopo 30 gelodenti, forse un missio sta... Veleno, io non so nemmeno che cosa sia. Perché qui non siamo dei fan tossici di Pokémon. Oh, sì. Non lo siamo. Oh, sì. Jacopo, grazie per il Prime. Probabilmente abbiamo già sforato le 1000 sub. Senti, veleno croce ti killerà, no? Non mi far volare che c'ho 95% di precisione. Ovviamente adesso ho critto. Qui lui con Rock Slide mi imbruttisce. E io quasi solo Crobat, come fa a essere più lento di sto coso qua? Però so che è più lento. Secondo me in realtà siamo a percentuali. Prova Trespolo. No. Però guarda, piuttosto mi rischio il miss di Frana o il crit o la kill qua, perché mandare dentro Fortress per prendere già 30% secondo me è una cazzata. Qua è proprio una cazzata. Qua potrei anche tirarti ferro scudo volendo. Però ho capito, che ci guadagno io a tirargli ferro scudo che poi entra il Dragonite dopo? Prova a tirarne uno, non lo so. Vai. Mundus, grazie per il secondo mese, benvenuto. Tirane uno, vai a più due. E inizia a spammare rivincita. Potrebbe essere un'idea. Vai. A occhio che flinciamo, no beh, certo, chiaro. Vai, rivincita. Questo farà... 30%. Buono. Bene. Non male. Frana 90%. Lui è abbonato comunque agli hit. Non mi sarà mai. Qua mi si attiva anche la Citrus. Bene. Ragazzi, non posso settare punte. Sono tutti dei figa di tipi volante. Sono tutti dei tipi volante. Ragazzi, tutti. Dal primo all'ultimo. Vai. Qua lui la pozione l'ha già usata lì, quindi non dovrebbe usarla. Guarda, in realtà sono andato anche benino, eh. Sapete che... Beccala. Sapete che forse potremmo tenerci Bellossom dietro? Le Steltrock, ragazzi, non le prende nessuno di noi. Ok, allora, siamo in svantaggio. Siamo in svantaggio. Qua, secondo me, entra... Ok, va bene, Charizard. Qua arriverà una Fire. Io qua ho uno switch abbastanza safe entrando di... È di Queggo, però, per forza. Forse contro Kalidos potremmo provare a giocarcela di Crobat, sapete? Però Crobat deve entrare in Switch In. Adesso ci ragioniamo un attimo.
Allora, qui potrei anche provare a sbadigliargli in testa. Quel era la citrus, vero? Però lui con le tre lame mi fa molto male, eh? Qua avere anche solo una mossa di setup è una buona idea. Andiamo di cascata easy. Ok, non ha fatto i tre lama? Bene, eccezionale. Oh, aspetta che qua, perché poi gli rimangono i tre Dragonite. E io c'ho dietro Feraligator full vita. Attenzione. Buono, ovviamente non lo tiriamo giù. Pucciallo e tre lama lo teniamo. Dovremmo tenerlo. Ok, bene. Citrus. È vero che ha zero di difesa speciale, ragazzi. Però io ricordavo che Quagsire lo reggevo, Neterlama. Bene. E ora siamo 4 contro 3. Ok. Allora, Dragonite, qua bisogna capire chi Dragonite è, però. Qua andrà di Drago Furia quasi sicuro. Quasi sicuro di Drago Furia. Questo può essere sia quello con Tuono che quello con Bora. Quello con Bora, eh? Però potrebbe non essere quello con Tuono, dite? Perché voi dite, potrebbe avere senso. Allora, prova a tirare lo sbadiglio della disperazione. Drago Furia, ovviamente, non missa mai. 70% di precisione. Immissabile. Questo quasi sicuramente è quello con Bora. Quello con fuoco bomba è a livello 50, giusto? Perché qui entrerà quello con Tuono a sto punto. Che su Fortress andrà a far Bora. Quasi scontato. Potrei fare, perché mandare Fera adesso è un problema. Prova a fare. Ah cazzo, ma questi c'hanno fuoco dentro. Vabbè, ma che cazzo devo fare? Bruciapelo. Fuoco dentro, tanto uguale. Tuononda. Vorrei capire che Dragonite è, se non altro. Qua se riesco a dargli un minimo di fastidio, magari entrare su non so che cosa. E qua continua ad andare di Drago Furia. Qua dovrei provare a buttare dentro Feraligator e poi tenermi di nuovo Hitmonto per fare la stessa cosa. Qua entra di Fera Gelodenti. Oppure mi lascio killare. E poi provo a spammare Gelodenti. E proviamo a pregare che missi. Continuiamo con Hitmonto, raga. Drago Furia. Crit. No, è semplicemente un danno atroce. Puntiamo al miss di Tuono. Capace anche che Tuono non ci killa. Puntiamo al 70% miss di Tuono. Drago Furia hitta sempre. E magari ha qualche miss di Drago Furia, sa. Oh, lui spara solo 70% mosse. Non è che può hittarle tutte per sempre. Ora Ferali Sesso. Che Pokémon di merda questo, ragazzi, eh? Proprio scarso. Gelodenti più sto la scelta, fuori uno. Se era quello con Tuono abbiamo sgravato, eh? Merda, sali al 47. Entra con al 50. Merda, questo è quello con Tuono. Spam di Gelodenti. Tanto se mandiamo fuori tre smore, quindi. Ma sai, posso frizzare anch'io una volta nella mia vita. Ok, Tuononda più Scarfa e siamo comunque più lenti. E qua ci ha scopato. Tuononda ci ha dato la merda. Oggettivo. Missa. Ok, Drago Furia.
Dai, non è possibile. Vabbè. Questo lo reggo anche. Qua deve anche riposare lui. Lo killo anche. Braga, era fattibile, eh? Ce l'avevamo in pugno questa. All'ultimo Dragonite. Qui ho... Non so, ti entro di Fortress? Magari tu dopo due hit ti confondi con Oltraggio. Non so. È l'unica carta che ho da giocarmi. Ok. Questo lo teniamo. Bene, magari lui con due hit Oltraggio si confonda. Qua deve confondersi lui. Ok. E io non devo prendere la par. Troppe condizioni a mio favore. Però. Ok. Ok. Prendi high roll. Critta, inventati qualcosa. Frizzalo! Oddio! Oddio, l'ho chiamata! Calma! Unite da giù! No, è stato scongelato! Non ci posso credere. Che è stata TNT Scooby-Doo, grazie per il terzo, per il secondo, cos'è, terzo mese. Ma vaffanculo. No, scongelamento più rottura della confusione, unfair. Veramente unfair. Mi chiedi come va, ti rispondo cazzo. Ti è scongelato facendo fuoco bomba. Sì, sai. Mi sa che in stagione funziona così. C'ha ragione. Cioè, è vero. È vero. Fuoco bomba scongela. Porca puttana. Cioè, l'unico il congelamento più inutile l'ho beccato io. Poteva colpirsi da solo, eh. Però, vabbè. Già l'aveva fatto una volta. Allora. No, qui il point non è startare con Crobat. Qui il point potrebbe essere provare a startare di Quagsire. Allora. Sì, certo, poteva anche missarlo quel fuoco bomba, ovviamente. Però vabbè, fa niente. Non pretenderò troppo. RC2304, grazie per il quarto mese. Grazie mille. Lorik, grazie per i 25 bit. Sì, se usi una mossa fuoco ti scongeli. Comunque ho controllato. Quelli con Bora e Tuono sono al 40. Immaginavo. Perfetto. Oh, scusatemi un attimo, ragazzi, ma io qua ho un pallino adesso. Siamo a 1000 sub. Allora, è vero, Bellossom non fa molto a loro. Però è anche vero che i Dragonite non usano mai mosse volante. Mi sa che non ce l'hanno nel set. È vero che Bellossom è fondamentalmente inutile in questa lotta. 975 sub? Non è vero, siamo a più sub. Ah no, sì. Molte hanno le sub. Sì. Beh, secondo me molte non sono aggiornate. Qua siamo a 1000. Con la forza dell'amicizia vincerai. Rowlet, grazie per il secondo mese. No, raga, non porto Xenoverse. Non è proprio nei programmi. Allora.
Perché qui obiettivamente... No, raga, ma in realtà qua è Bellossom che soffre perché sono tutti volanta. Non è che è colpa sua. La verità è che con Gyarados se la giocherebbe, è che viene sempre congelato. Cioè, fondamentalmente è quello il problema. Allora, provo a tirare paralizzante turno 1. Turno 1, paralizzante. E poi spammi luce lunare, giochi sulla Parax e poi tiri giga assorbimento. Quego con forza. Terzo tentativo di oggi. No, Mirko, invece non salvo perché magari ci ripenso. Capito? No, lo scongelamento, raga, non è con fuoco bomba, è con qualsiasi mossa fuoco. Ha ragione chi lo scrive in chat ora. È con qualsiasi mossa fuoco. E non ci ho obiettivamente pensato. Allora, qua lui gelodenti. Qua è qui che deve missare gelodenti. Cioè, non. Ma raga, basta. Ma secondo me anche basta. Secondo me anche basta. Secondo me anche basta. Porco Giuda. Ma dai, non è possibile, ragazzi. Ma manco a scongelarmi, tu dici. Oh, raga, cioè, nel senso, io ci posso provare, però se... Ah, Bellossom sarà anche un po' quello che è, però minchia, se mi congelano sempre turno 1. Ma non posso io dare una bacca prugna a Bellossom per giocarmi il congelamento? Cazzo, è 10%. Sembra 60% con me. Minchia, adesso va ben tutto, però... Figa. Vabbè. Che cazzo dirvi? Vai di Crobat, rifacciamo quello che abbiamo fatto prima. È andata bene. E abbiamo gestito. L'abbiamo quasi, ce la siamo quasi giocata. A sto punto, forse resettare non c'ha manco senso. Proviamo. Però, minchia, non si può andare avanti così. Oh. Figa. Oh là. Va bene. Bello questo. Mi è piaciuto. Allora, peccato se non altro. Peccato se non altro che qui è un roll. Questo è probabile brutto colpo, ma non critta mai. Questo è un buon crit. Peccato che adesso devo mi gioco un roll, dai. Flagello, ok. Vabbè. Nel senso, vabbè. Senti, va là, tira trespolo. Tommaso, grazie per il 16° mese. Boh, raga, non... se sembro stupido, cioè, nel senso, vabbè. Cosa dire, quindi complimenti per tutto quello che fai. Grazie. In ritardo, congratulazioni per la laurea. Continua così. Qui, cioè, pensa, potrei addirittura provare a fare retromarcia. Entrare magari con Fraligator. Però Fraligator secondo me è più lento di Gyarados, se tirare uno sgranocchio. Però io qua, cioè, il roll di volo, secondo me è proprio un roll. O tiro veleno croce, punto al crit, mal che vada, sicura. Ho votato no, ma sto comunque soffrendo. Grazie per i 25 bit, Paulonio. Oh, 12.5 de crit o roll? Qua dipende, che cosa lo butta giù. Io vado di volo. Veleno croce più veleno culio non fa lo stesso danno di volo, più o meno? Un po' meno. Un po' meno. Leggermente meno. Figurati. Leggermente meno. Dovrebbe fare... Questo è un crit. No? Interessante. Leggermente meno. Veleno croce 70, veleno culio... Sì, no, fa... 82. Tipo... Volo 90. Allora, qui potrei ritirare Trespolo. Lui si curerà. Oh, Crobat in realtà Gyarados se lo gestisce molto bene. E come qualcuno scriveva in chat, effettivamente Bellossom si potrebbe sfruttare per tentare qualche paralisi. Bellossom ha un'ottima difesa speciale, quindi qualche paralisi sui draghi la piglia. Qua entri magari con un Pokémon che lo costringe a tirare una mossa diversa.
Non lo so. Adesso ci ragioniamo per la quarta. Perché, ah, la verità è che Bellossom è sfigato come pochi. Non ho mai visto un Pokémon così sfigato in vita mia. Cioè, la verità è questa. Cioè, la verità è che Bellossom è sfigato. Oh, tira Trespolo. No, lo so come funziona Flagello, ragazzi. Però mi sembrava comunque tanto il danno. Allora, lo devo mandare il prima possibile nel range rosso. Cioè, nel range azzurro. E... No, ragazzi, dai, cazzo. Però, veramente. Vabbè, raga, però a sto punto io non so... Oh, ok, scongelato. Vabbè, me la sono salvata qua. Non volevo dire azzurro, volevo dire giallo. Nel range giallo... Quanto fa? Okay. Nel range giallo lui inizia a tirare flagello. Nel range giallo... Doppio miss di volo, ragazzi. Cioè, guarda, vabbè. Per me si potrebbe chiudere la live, però... No, Vaplume era assolutamente meglio a livello di type, di team, eh. Vaplume qui, due fango bomba e se Gyarados andava al bar. Il problema è che io volevo giocare con Pokémon fighi. E a me Bellossom piace molto di più di Vaplume. No, la mia idea non è mandare Crobat turno 1, ragazzi. La mia idea è switchare subito dentro Crobat. Magari non facendogli prendere Gelodenti. Quindi magari mettendogli davanti, ora dovrei ragionare un attimo. Però mettendogli davanti qualcos'altro. Ok. Crit. Crit più freeze per me è l'emblema della partita. Crit più freeze è... Vabbè. Mi consolerò col fatto che sono a 1000 sub. Che crit. No, semplicemente danno atroce. Senti, prova a volare, non so. Boh, vabbè. Lui qua spara gelodenti. Adesso scendo, ma lui probabilmente mi killa. Raga, com'è possibile? È molto semplice, stiamo avendo sfiga. Molta sfiga. La verità è una. Stiamo avendo sfiga. Qua è roll. Bene. Qua io tiro un altro Trespolo perché secondo me lui qua va di flagello. E ci guadagniamo. Invece va di cascata. Ci sta dando con gli interessi la fortuna che abbiamo avuto con gli shiny, ragazzi. Oggettivo, c'è poco da dire. Sta per finire Trespolo, che vedo di, ragazzi? Qua, se non mi stavo volo due volte, se non mi congelava altre tre, magari non succedeva. Tra l'altro, qui io di volo ho preso anche dei roll alti, quindi ero proprio a roll prima. Prima ero proprio a roll, perché qua la vedo più bassa la vita, quindi ero proprio a roll. Stai volo e roll, ragazzi. Cioè, se non lo butto giù è perché pesco il roll sbagliato. E te avevi capito. E c'è niente da fare. Pesco il roll sbagliato. Hai roll so roll, ragazzi. Sempre roll. Cascata qua. Un cascato lo dovrei reggere. Qua, guarda, sono tentato di fare retromarcia. Se reggo, ok. Qua retromarcia, lui ha dietro tutti fondamentalmente. Forse quello un po' più dignitoso. Qua, ragazzi, sapete che se Crobat era più veloce di Aerodactyl la svoltavamo? Qua, se non altro, tira retromarcia. E adesso, sinceramente, gli mandi dentro che cosa? Lui potrebbe essere tentato, se mando Feraligatr, di entrare col Feraligatr che... col Dragonite che fa tuono. Me ne leverei uno. Se mando Quaggo, secondo me, lui però entra sempre di un Dragonite. Quindi io qua manderei il Quaggo, onestamente. No, Crobat non è andato, ragazzi, perché Crobat è più veloce sicuramente dei Dragonite. Quindi Crobat potrebbe entrare e fare... killare veloce. Oh, qua c'è da capire che Dragonite è questo. Lui andrà quasi sicuramente di Dragofuria. E uno sbadiglio te lo tiro. Va bene. Crit. No, ok, no, è semplicemente il danno atroce che fa Dragonite. E Quagsire regge bene in teoria. Porco.
Qua se è quello con Tuono, lui va sicuro di Dragoforia. Non so se sacrificare Quaggo, ragazzi, perché Quaggo potrei sacrificarlo in un altro momento. Io qua manderei quasi quasi Fortress. Kakuz, grazie mille per il Prime. Buonasera, non so cosa scrivere. Oh, lui dorme. Laurea dottore. Devi almeno fare un altro turno di sleep. Ora vai di Fera. Grazie per gli auguri, comunque. No, non mi busto la difesa, raga, è inutile. Entra quello con fuoco bomba e mi sdruma. Questo avrà Bora, a un certo punto lo tirerai. Gelodenti di Fera. Avete visto quanto ha retto quello di prima di Dragonite, ragazzi? Ha retto un bel po', eh. Ovviamente si è svegliato. Ragazzi, cioè, si svegliano turno 1 di sleep. Mi fanno tentennare. Mi crittano 3 volte di fila. Mi frizzano quasi 2 volte di fila. Oh, e io che vi devo dire? Comunque, lui manda sempre il Dragonite con. Con Bora davanti a Quagsire. Sono uscito con 108, raga, su 110. Lui manda sempre il Dragonite con Bora davanti a Quaggo. Perché altrimenti avrebbe fatto Tuono qua. Invece va a parlare. Ricordiamoci. E questo è quello con Tuono. Perché vi dico di non saccare Quaggo? Perché qua secondo me possiamo rischiarcela così. Vince, grazie per l'ottavo mese, benvenuto. Ok, lui potrebbe fare Tuono. E invece no, va di Dragofuria in Predict. Avevo immaginato che potesse farlo. Vai, io ci ho provato comunque. Ci ho comunque provato. Questo ha quasi sicuramente Tuono. Io, vabbè, qua penso che sia persa. Onestamente. Qua penso che sia proprio persa. Però io uno ci prova comunque. Tuononda. Questi vanno sempre a fare Tuononda, eh. Iperraggio. Questo non ha Tuono. Bah. Ok. Interessante. Questo qua comunque fa tanto danno perché sia comunque fuori. Raga, boh, mi viene da piangere. Che cosa vi devo dire? Non so, boh. Ok, no, questo qua è quello con Bora. Quindi lui manda quello con Tuono, ok. Oh sì. Allora era quello con Tuono, era quello di prima. Dai, è giù che ce la facciamo. Grazie, Miki, per il Prime. Per la tier 1, perdonami. Qua cerchiamo di fare del danno con Fortress. Oh, miss di un Bora, bene. Sai, magari tira iperraggio, rimane bloccato un turno. Oh, doppio miss di Bora, benissimo, eccellente. Eccellente. Ciao Gabriele, benvenuto in chat, non scrivere in caps però. Ora dovremmo tenerlo, non abbiamo gli avanzi per Fortress, raga. Roll alto. Questo è un roll alto. Forse Crobat con volo se lo porta a casa. Qua mandare Feraligator, raga, è inutile. Cioè, abbiamo un altro Dragonite dietro. Preferisco mandare lui. Tirare volo. Qua tanto extra rapido, loro non ce l'hanno. Qua con volo, secondo me, se ci siamo portati di casa Gyarados, forse anche questo qua è nostro. Bene, d'accordo. Qua giustamente lui manda Aerosesso. Qua mi arriverà. Potrebbe arrivarmi di tutto in realtà. Dai, ma qua. Posso provare con Hitmontop. Sperando che non vada in predict di aeroassalto. Staci più, lo sa fare. Vedi con la kill, secondo me va di aeroassalto. Qua. Beh, guarda come gioca bene. Guarda come giocano bene questi. Qua ne reggiamo anche uno di crit. No? Andata. Qua posso farti un bruciapelo, ma qua è addirittura ero assalto è immissabile, quindi. Ehi, Twotop non ha prepotenza. E Bruno Despot TV, ascolta, è una Shiny Lock. Non è colpa mia se mi è arrivato con tecnico. Cioè, me l'ha andato con tecnico, me lo sono tenuto. E che vedo dire? No, niente, da qua Feraligator potrebbe anche killare, però. Purtroppo, ragazzi, cioè. Ci ha dato anche un Feraligator con 0 IV in attacco. Qua addirittura mi scrive. Ah, ma lui c'ha fulmine in denti, ma figurati. Qua addirittura regge.
qua. Ah, sto la scelta giustamente mi costringe a usare il gelo denti, perfetto. Qua forse l'avrei killato, sì, ma poi dopo voglio ben vedere. Vai. Andata. Però ragazzi, io ce la posso fare fino a certa, eh? Cioè, preso 4 par de Fortress, ora ben tutto, ma vabbè. Raga, basterebbe che Bellossom riesca a fare quello che deve fare. No, non do la baccaglieggia fra Alligator, ragazzi, non lo so, mi sembra insensato. Mi auspiddano con la stola scelta. Boh, devo dare una baccaglieggia fra Alligator davvero, secondo me no. Cioè, se io me la gioco bene, va tutto come deve andare. Io ho la mia stola scelta, sono più veloce, non c'è neanche bisogno di congelarli. Il problema è che non va come deve andare. Qua a me basterebbe... A me, guarda, mi basterebbe Bellossom che faccia paralizzante turno 1, che è 75%, ma penso che abbia missato 3 volte su 4. Sembrano invertite le percentuali. Tirare luce lunare, aspettare che Gyarados prenda una Paraxa, che non sto chiedendo la luna, e poi entrare di Crobat. A quel punto hai Bellossom full vita e Crobat, è la scelta migliore. Il problema è che Bellossom è geneticamente sfigato. Qua addirittura potrei dare una bacca prugna effettivamente a Bellossom per quello che deve fare, togliere Miracle Seme. Dai, concedetemi sto resettino qua, Valam. Concedetemi sto resettino veloce, questa non conta. Ci abbiamo pensato con un secondo di delay. Qua, senti, togli sto coso a lui. Non ha più senso. Cioè, potrei addirittura dargli la bacca antigelo. Addirittura. Anche Quaggo con sbadiglio è buono, vero? Però la paralisi, sai, dura per sempre. Secondo me ha più senso. Secondo me ha sempre più senso Bellossom. E Bellossom è semplicemente sfigato, ragazzi. C'è niente da fare. Posso giocarlo baccamoia. Turno 1, paralizzante. In realtà è inutile perché tanto poi tiro... Giocalo baccaprugna. Sì, guarda che baccaprugna. No, lo so che non... Cioè, io non voglio giocarmi un 10% di freeze per il plan. Cioè, preferirei qualcosa di un po' più sensato, capito? È per quello. Cioè, non posso basare il mio plan sul fatto che c'ho sfiga. Cioè, ogni volta. No. Non va bene. Io, raga, gli do una citrus, se ce l'ho. Io gli do una citrus. Io capisco il vostro punto di vista. Io capisco il vostro punto di vista, ma è un 10% di freeze. Io non mi gioco un plan sul 10% di freeze. Cioè, io non credo nella sfiga, credo nella statistica. Però, cioè, ogni tanto la statistica dovrebbe anche sorridermi. Tito Borsa, grazie per la sub regalata. Ogni tanto la statistica dovrebbe anche mettersi un attimino di buona volontà. Gli do una citrus, così magari reggo meglio uno dei due Dragonite e riesco a paralizzarlo, capito? Bellossom potrebbe avere... Che brutto backsprite di Bellossom, ragazzi, mamma mia. Tanto è bello lo shiny quanto è brutto il backsprite. Paralizzante. Vai, capiamo. Ragazzi, non so. Non so proprio cosa dirvi. Cioè, è sotto gli occhi di Bellossom, ragazzi. Cioè, non... Oh, vabbè, dai. Vedi che la bacca cedro è servita? Vedi che c'aveva più senso? Oh, ragazzi, è pazzesco però, eh? È sotto gli occhi di tutti. E ora spammi luce lunare. Se non altro l'abbiamo parlato. Li ho missati quanti? 3 di fila? No, non Giga Drain. Adesso noi facciamo questa cosa qua. Seguite il plan. Lui ora, prima o poi, rimarrà parrato prima di congelarmi, no? Prima o poi. È un 30% di rimanere parrato ogni volta. È un 30%. È la stessa percentuale che ho io di missare. È più bassa della percentuale che ho io di missare paralizzante.
tre volte la possibilità che frizzi con gelodenti. Cioè, accetto la lore che sto pagando la sfiga e il culo con gli shiny, perché non c'è altra spiegazione. Non c'è altra spiegazione. Se rimango frizzato prima che lui becchi una parax. Ok, bene. Adesso che cosa facciamo? Adesso fai questo. E adesso hai dentro Crobat con lui parrato e con Bellossoma full vita. Adesso voglio proprio vedere. Vai. Gelodenti. Non ho problemi, frizzami. Ho due Pokémon che continuano ciclicamente a curarsi. Vai. Gelodenti, bene. Bene. Ho qua tre volo, abbiamo detto che... Adesso faccio un calcolo. Allora, lui 104 di attacco fisico, volo fa 90 di potenza. 104 di attacco fisico, 112, 113, però non ha una stab buona. Sì, il meglio che possiamo fare è volo di Crobat. Non facciamo più danni con nient'altro. Che vi spiego. L'ideale sarebbe non farlo curare, perché abbiamo sprecato gli anni per parlarlo con sta merda. Sto pensando a come potremo. Allora, fatemi assicurare delle percentuali. Volo 90 di potenza, veleno croce 70 più veleno aculeo, giusto? Veleno aculeo da 1.2, quindi non da 20, quindi volo fa sicuramente di più. Prova. Okay. No, vedi che è fondamentalmente lo stesso danno. Quindi non ci cambia fondamentalmente. Qua ovviamente tre paralisi di fila dove non servivano. Qua lui adesso noi... Beh, proviamo a crittare con veleno croce. Prima o poi succederà. Ti sta bene! Minchia, oggi ragazzi mi sto chiamando delle cose assurde. Ti sta bene, mamma, se ti sta bene. Bene, Aerodactyl. Adesso giù Gyarados e siamo tutti a full vita. Qua occhio che arriva Frana. Prima Fortress se l'è giocata benino, eh. Io manderei Fortress. Frana. Prima Fortress se l'è giocata bene. Tirando un ferro scudo, però. Citrus. Bene. Ok, non tentenniamo. Eccellente. E ora vai di rivincita. Dai, è che non ci voleva molto, ragazzi, eh. Ci voleva davvero poco a riuscire a fare quella cosa con Bellossom. Ci voleva davvero poco. Ma veramente poco. Vai. Qui secondo me spam di Frana is the way. Un altro scudo non starei a farlo, ragazzi, perché rischio ogni momento il crit. Ecco, vedi, adesso ho il tentennamento. Non è una grand call. Con me potremmo lasciare dentro Fortress. Ma merda, sai che l'ho mandato a curarsi questo? Eccola. Non una grande call qua. Sbagliato a non calcolare. Lui mi farà più di 17 qua. Lui qua mi farà più di 17, raga.
se io qua mando Queggo, e che poi lui è più veloce di tutti, quindi mi becco un hit sicuro. Poi ho dentro Fortress su una Drago, e qua secondo me lui ci butta giù in due colpi. Oh, sì. E ci andiamo a perdere, basta. Sì. Daniele Betto, grazie per l'undicesimo mese di Prime, benvenuto. Famo così. Qua tiri cascata, arriveremo a 50 di vita, ma abbiamo una bacca cedro. Oh sì, oh sì. Crit. Oh sì. Ciao a tutti. Grazie per il 16° mese, Leo Sex Macchina. Crit ovviamente. Questo ci cambia la partita, perché qui Queggo reggeva un altro hit, invece quello perdiamo. Qua cascata, suppongo che sia giù Aerodactyl. Bene. Questo crit qua, gratuito. Totalmente gratuito. Vabbè. Crobat 47, bene. 141 di speed. Qua arriva sicuro Drago Furia. 70%, non gliela vedo missare mai. E qua ragazzi io direi che sacrifichiamo Quag, sperando di riuscire con sbadiglio. Minchia, non ho dato forza, vabbè. Tira sbadiglio. Bene. Olè. Olè, 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 olè. Calma, 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 che finalmente ha missato una 70% nella sua vita. Due di fila, questa pure inutile. Vai. Dai che questa forse ci sta girando quasi bene. Ci ha crittato su Quag, ma ci sta girando quasi bene. Ok, ora dorme. Qua devo assolutamente entrare di Feraligator. Lui ora ha un turno di sleep garantita. Gelo dente di Feraligator. Questo qua dovrebbe essere quello con tuono, in teoria, se segue il pattern. Merda, non l'ho tirato giù. Ok, dorme, bene. Qua si cura 100%. Noi... invece no, ok, lo lascia morire. Lance comunque, ragazzi, è incredibile. Ah no, perché ha già usato una pozione. Perché lui usa una pozione sul suo main. Lui usa una pozione sul suo main. Guarda che testa che c'ha questo. Pozione sul suo main. Ok, Dragonite. Ho paura che questo sia quello con tuono, raga. Entra di Queggo e sacrificalo fondamentalmente. Potrebbe anche arrivare di paralisi, eh. Qua noi dobbiamo preservare Feraligator dalla paralisi. Entra di Queggo, questo qua lui fa paralisi. Buono, Queggo, bravissimo. Tira un altro sbadiglio per la gag. Che culo, adesso stiamo pure sgravando. Non ci servono nemmeno sti miss. Qua addirittura ho miscliccato, tirato doppio sbadiglio. Va bene, Queggo è morto. Qua addirittura non ci servono, perché questo non ci serviva, perché avevamo tutto il tempo del mondo. Qua addirittura non ci serviva. Adesso obiettivamente l'abbiamo sculata. Ma anche più del necessario, eh. Aspetta che è un attimo, eh. È un attimo. Ok, bene. Dorme obbligatorio un turno. Questa era la strategia, capite? Entrare, dare uno status, qualcosa, e poi dopo rientrare di Feraligator con sola scelta che li ospitava tutti. Finalmente riesco a metterla in pratica. Bastava che Bellossom riuscisse a fare quello che doveva fare. E che non avesse sfiga. Perché non è che è scarso, è che c'ha sfiga. Vai. Allora, dietro manca Charizard. Più lui. Qua arriverà oltraggio quasi sicuro. Entra di Bellossom. Lui si loccherà su oltraggio. Ma pensati, salvaguardia, non posso mettergli lo status. Qua allora andrà di fuoco bomba sicuro. Salvaguardia, non posso mettergli lo status, incredibile. Va bene. La gestiamo in altro modo, non c'è problema. Qua Bellossom fuoco bomba lo regge. Fango bomba. Infatti va di oltraggio perché fa più danni. Se no. Oddio, non lo so. Qua ottimo. Qua se Bellossom... madonna. Fango bomba, questo è il dannetto che ci serve, raga. Qua lui va di oltraggio. Qua sia Bellossom che Fortress sono inutili.
contro Charizard Sorio. Anche se Charizard ha rogodenti, eh. Ora lui è loccato su oltraggio. Fortress Rage Unit. No. Poteva essere una buona idea, eh. Poi lui si confondeva. E forse facevamo un hit in più con Coso. Va bene. Qua, raga, sono safe. Posso anche farmi prendere una kill in più. Non c'è problema. Però deve avere uno switch safe per... occhio che fra l'Alligator ha la Scarf. Io qua farei Hitmontop. Qua farei Hitmontop. Rimarrei in campo per un po'. Finché non ci killa. Poi entriamo di Fera. Gelo Denti. Occhio a non mandarlo a range di pozione. Questo è importante. Però non dovrebbe arrivarci. Ok, Citrus. Bene. Dovremmo essere in range di Gelodenti. Qua non è più confuso. Rispammo oltraggio. Noi uno lo reggiamo, secondo me. Il problema è questo adesso, che dobbiamo stare attenti. Boia. Però. Ok. Non mi aspetta questo danno. Si è confuso perché salvaguardia non ti blocca gli status semivolatili. Allora, qua il discorso è questo, raga. Noi dobbiamo, con Feraligator, killare questo e poi avere un free switch da sacrificare per poter rientrare su Gyarados e poter, su Charizard e poter tirare cascata. Avete capito il nesso? Quindi qua noi dobbiamo essere sicuri di tirar giù Dragonite, altrimenti contro Charizard non ce la facciamo. Croce può crittare, eh. Croce può crittare, eh. Volo può missare, ma non voglio crittare. Preferisco il miss che crittargli nel muso, raga. Preferisco crittare. Preferisco missare che crittare di veleno croce e fargli attivare la pozione. Crobat muore. Crobat vive e questa cosa è totalmente inutile per noi. Persino nociva. Persino nociva, pensa. Trespola. Qua deve ammazzarci Crobat, raga. O se si colpisce da solo. La peggiore ipotesi. La peggiore davvero. Ritiro Trespola. La peggiore ipotesi. Lui che attacca e missa è la peggiore ipotesi. E ovviamente lo fa quando deve colpire. Oltraggio. Allora, è un casino. Allora, qua potrei switchare su Bellossom, vi spiego perché. Perché così Crobat ce l'ho buono contro Charizard. Però no, Crobat tanto deve entrare e morire. E a sto punto tieni Crobat e fai Trespolo. E vedi che succede. Se lui si colpisce da solo vai a tirare volo e preghi. Non è più confuso, oltraggio.
A meno che non ha preso un roll altissimo. Ora moriamo. No, moriamo sicuro. Ovviamente no. Bene. Trespolo di nuovo. Niente, stiamo riuscendo ad avere sfiga con... pure con i roll che devono killarci. Qua Fucobomba non ci killa. Non ci vuole killare, è scandaloso. Ragazzi, non ci vuole uccidere, è scandaloso. È scandaloso quello che sto vedendo. Crobat non riesce a morire. Non riesce a morire. Non riesce a morire. È incredibile quello a cui stiamo assistendo. Crobat non riesce a morire. Deve morire, non vuole morire. Deve morire, non vuole morire. Ma io non posso attaccare, perché se attacco ci perdo e basta. Perché lui si cura. È incredibile questa situazione. Crobat non vuole morire. E io ho bisogno di essere ucciso, però. Senza attaccare. E posso solo tirare trespolo. Non posso usare retromarcia. Oltraggio, forse siamo morti. Potrei tirare Pokéball, avete ragione. Forse siamo morti. Ok, siamo morti. Adesso Feraligatr. Feraligatr ha la scarf. Gelodenti e killa. E qui la giocata obbligatoria da fare contro Charizard è questa. Occhio che non è finita. Bellossomo ma morire. Abbiamo la scarf, siamo più veloci di Charizard, ma dobbiamo buttare dentro Bellossomo. E ora abbiamo cascata più veloce di lui. E lui ha Etere Lama. Noi abbiamo la natura che droppa la difesa speciale. Secondo me se lui critta abbiamo perso. Gianluca, grazie per il Prime. Che lotta! Che lotta, ragazzi! Incredibile! Roll alto più crit eravamo giù, ci ho visto giusto. Che lotta! Mamma mia! Oh, raga, bastava che Bellossom facesse il suo lavoro, eh? No, no, la scena così, no! No, si è buggata la scena. E io come la edito sta parte nel video? Bastava che Bellossom facesse il suo lavoro. L'ha pure fatto male. A essere brutalmente onesti. Ha fatto pure un lavoro di merda Bellossom. A volerla dire tutta. Bastava che lo facesse bene. Poi abbiamo avuto tanto culo, sì. Ma ce la siamo giocata anche molto safe alla fine. Ce l'avevamo sempre in pugno. Avremmo potuto rischiarcela un po' di più. Soprattutto senza quel disgustoso siparietto tra Crobat e Dragonite. Io Stalker di Twitch, grazie mille per il terzo mese di Prime. Minchia. Grazie Fabi per i 25 bit. Complimenti Crappo. Però che sfiga tra tutto a.
Ovviamente, ragazzi, si farà anche il post-game, eh? Non è assolutamente finita qui, ma adesso ne parliamo. I tuoi Pokémon sono cresciuti grazie al tuo spirito forte e leale. La tua abilità nell'allenare i Pokémon sarà sempre più ammirevole. Meme definitivo. È tutto buggato, non si vede un cazzo. Godetevi questa scena, non la vedrete mai più. No, la lotta è già finita, uffa, professor Rock. Va sempre così ad agio. Godetevi questo content. Ah, crappo. Ne hai passato di tempo. Ora sei senz'altro più intrepido. Hai conquistato la Lega, è magnifico. La dedizione, la fiducia e l'amore verso i tuoi Pokémon ti hanno dato la forza di vincere. Anche i tuoi Pokémon sono stati grandi. Hanno resistito. Perché hanno avuto fiducia in te. Che tra l'altro la vedono questa fiducia. Bravissimo, Crappo. Ora intervisteremo il nuovo campione. C'è un po' troppo rumore qui. Crappo, vieni con me. Oh sì. Vediamo se... Oh sì. Oh sì. Polonio, grazie per il primo... Per il terzo mese, perdonami. Primo mese, si sabbiamo... Aspetta, l'intervista? Vediamo se si... Ok. Finalmente, ragazzi, avrò accesso alla mia prima sala d'onore con solo Pokémon Shiny. Era da un bel po' che non entravo qui. In questo posto i campioni della Lega sono onorati per sempre. Anche i loro valorosi Pokémon possono accedervi. Oggi assistiamo alla nascita di un nuovo campione. Una persona che ha saputo trattare i suoi Pokémon con grande affetto e totale fiducia. Una persona che si è fatta strada con tenacia e determinazione. Il nuovo campione della Lega, che ha tutti i tratti di una grande personalità. Crappo, oggi proclamo te e i tuoi Pokémon campioni. Il Pokémon più sfigato, Bellossom. Percorso 48. Trovato dopo, credo, 2 ore e 20. Quaxex, il king degli sbadigli. Percorso 32, trovato dopo 1 ora e 40. Feraligatr, lo starter, 34 minuti per lui. Ovviamente, Borgo Foglianova. Stiamo aspettando tutti quel momento. Forretress, trovato dopo tanto tempo, non mi ricordo quanto. Violapoli, spaccando gli alberi a testate. Ringraziamo Feraligatr per le testate. Hitmontop, lo sappiamo tutti com'è successo. Trovato nel luogo Monte Scodella, non lo starò a dire. Non lo starò a dire. E Crobat, la nostra bestia nera, la vera bestia nera, Pozzo Slowpoke. 3 live intere per trovarlo. Il team più viola di sempre. Da sinistra a destra. Hitmon Sesso. Di convalescenza meritato per Fera. Ferali Sesso. Bello Sesso. Quagsex. Sesrex. Sesres. O Forre Sesso. Potrebbe anche essere. E Sexbat. ...170 ore di tempo. Decisamente poco. Decisamente poco per una Shiny Lock. Applausi. Grazie mille, Anonimo, per i 100 bit. Applausi scroscianti. E signori, ci manca Canto. E rosso con sta gente qua? Lo voglio vedere. Non so quanto potrebbe essere difficile. Temo molto, ma avremo nuove mosse. Polonio, grazie per i 25 bit. È bello questo stemma del 3 mesi, ma ancora non ho capito cosa significa. Ah, è... Crapposex? Crapposauro? Crapposculato? Sarebbe Creepy Stories, è stato il mio primo nick. E Lorik, ti hai droppato dei bit e non li ho visti? Assolutamente sì. Ti ringrazio, ma è stata dura e io direi che possiamo goderci i crediti da questa parte qua. Non me ne vogliono i creatori del gioco, ma per una volta vi faccio vedere questo aspetto qua. Oh, madonna, che lotta difficile, ragazzi. Non pensavo. Non pensavo, però l'abbiamo rifatta 6-7 volte. Abbiamo avuto molta sfiga, eh? Abbiamo avuto molta, molta sfiga. Però è andata molto bene. Wow. Bellossom, guarda. È proprio Bellossom.
Ragazzi, prima Shiny Lock terminata. Non è terminata in realtà. Abbiamo da fare ancora rosso. Gli dedicheremo. Gli dedicheremo, suppongo, la live finale di questa settimana. Abbiamo da rifare. Abbiamo da fare tutta Kanto, ma Kanto si fa abbastanza in fretta, secondo me, ammesso che non avremo difficoltà con gli allenatori, vediamo. E poi abbiamo da fare a quel punto il rematch della Lega Pokémon. E quello, ragazzi, è un dramma, secondo me. Il rematch della Lega Pokémon e rosso. E rosso. Non è ancora finita l'annuncio della nuova challenge, che comunque non sostituirà questa, perché questa qua doveva essere... È nata come un diciamo un tappabuchi per fare qualcosa la sera di chill. Ed è diventata questo, cioè 1253 spettatori, raggiungiamo le 1000 sub, quindi è spopolata. Arriverà la prossima challenge, lo sapete, ve l'ho più o meno anticipato. E arriverà Lorenzo Popino, grazie per il 13° mese. E arriverà la prossima settimana, forse tra 2 settimane, non lo so ancora. E poi forse arriverà un'altra Shiny Lock, chi lo sa. Questa qua comunque deve ancora finire, dobbiamo arrivare a rosso e fare il rematch della Lega, che se abbiamo avuto difficoltà con questi qua, sono proprio curioso di vedere che cosa faremo con Garchomp di Lance, per dire. Quindi la vedo particolarmente grigia, probabilmente ci sarà una live apposita per la Lega. E sarà molto difficile. Radical Dread, chissà quando ne riparleremo, per ora non ho molta voglia, quindi no. Non, già ve lo dico... Non andremo a sistemare, a cambiare team a Kanto, perché non era in programma. Non era in programma, non lo volevo fare dall'inizio e non lo farò ora. Anche perché lo spirito della Shiny Lock era arrivare a rosso il meno tempo possibile, nel meno tempo possibile, almeno in questa. Quindi non lo farò. Ma una volta terminata questa qui... ci sarà la nuova sfida che arriverà. E poi chissà, magari vi metterò un sub goal in un'ipotetica live, ci penso, per intraprendere un'altra Shiny Lock, magari su qualche altro gioco. Ho già qualcosina in mente. Ragazzi, allora, so che abbiamo finito presto, però io penso che questa live sia molto bella così e direi di concluderla qua. Prima però c'è da fare una cosa molto importante. Molto importante. Prima di concludere la live, oggi abbiamo fatto un po' di meno, concedetemelo, domani esce un video, devo ancora finirlo, quindi... Visto che comunque abbiamo fatto 1 ora e mezza di live abbondante... Oh, scusatemi lo schermo, avete ragione. Siccome abbiamo fatto 1 ora e mezza di live tranquilla, io direi che possiamo terminare qua. Così finisco il video in tempo e tanto questa settimana la programmazione è molto fitta. Domani sera siamo di nuovo qui con la Shiny Lock. Questo qua era un appuntamento in realtà extra, sarebbe dovuta finire domenica. No, scusatemi, cos'era? Giovedì. Nella prossima live andremo a Kanto, vediamo quanto ci mettiamo. E magari tra la live di giovedì prossima che c'è in programmazione e magari una live la prossima settimana, direi che arriviamo da rosso e battiamo il tutto. Poi ci sarà la nuova challenge, chiaramente, come vi avevo detto. E poi chissà, magari una nuova Shiny Lock, vedrò anche in base al vostro supporto. Prima di andarcene però, c'è una cosa fondamentale da fare. F.8. Dobbiamo completare la nostra sub quest, ragazzi. Oggi è lunedì. E lunedì F8 lo possiamo trovare. Vediamo se c'è un posto particolare in cui si trova solo di lunedì. Si trova a Plumbeopoli. Vabbè, ma fa niente, Plumbeopoli, me ne frego. Non è nemmeno un posto figo. Merda, sono finiti i posti? Finiti i posti? Potrebbe essere un dramma. No, non sono finiti, aspetta. Aspetta. Allora, fammi vedere i posti in cui siamo già stati. Fammi vedere i posti in cui abbiamo... Ah, qua posso vedere la mia sala d'onore. Adesso la guardiamo per bene. Allora, album fotografico. Parco nazionale. Entrata Pokéthlon. Bosco dei Lecci. Qua, fattoria. Olivinopoli. Pozzo Slowpoke.
Borgo Foglianova, Rovine d'Alfa, Ebanopoli, e se abbiamo finito, Fiorlisopoli, e questa è l'ultima, e quindi penso proprio che ne manchi una. Wow. Penso proprio che ne manchi una. Io ho come la netta sensazione. F8 a Fiorpescopoli. Signori, ultima foto della serie a Fiorpescopoli con il nostro team. Finalmente al completo con Bellossom. Siamo proprio belli, ragazzi. Posso dire? Si può dire? Si può dire. Siamo proprio belli. Fatemi rivedere la sala d'onore. E poi, ragazzi, stacchiamo. Oggi live un po' più breve, però abbiamo fatto 1 ora e mezza. Secondo me ci sta a finirla così. Comunque è andata molto bene. Sabato ne abbiamo fatte, quindi... Direi che ci vediamo domani, sempre con la Shiny Lock, tanto alle 21 e alle 15, vi ricordo, abbiamo Kirby. Qualcuno mi ha chiesto quando fare una live con l'altro, ragazzi. Kirby lo stiamo facendo in coop attualmente. Album fotografico... No, non volevo vedere l'album fotografico, tutto bello, però va bene. Oh, cap... No, non volevo fare capsule, fratello. Sala d'onore. E li possiamo vedere così. Teoricamente non è nemmeno un team scarso. Teoricamente non è nemmeno un team scarso. Per affrontare la prossima lega, però, ragazzi, dobbiamo cercare di sfruttare al meglio Kanto. E nostra madre ci chiama, ovviamente. Sulla Zendalata non fate fai più live. Ago l'ha riportata l'altro giorno. Io ho smesso un po', però direi che... Axo in live, adesso lo vediamo. Io ho smesso da un po', però ve l'ho sempre detto. Beh, il parcolotta mi fa volare come content e quindi prima o poi potrebbe tornare. Bene, signori. Molto bene. Abbiamo terminato. Io vi ringrazio per avermi seguito, soprattutto per avermi fatto arrivare. Adesso avremo bisogno della conferma, ma dovremmo essere a 1000 sub. Fate un raidino al buon Axo, andate da nostro fratello, sto facendo una blind hardcore Nuzlocke a Pokémon Nero 2, quindi è tanta roba, rimango anch'io un po' in chat a vedere come se la sta cavando. Grazie per avermi seguito, abbiamo fatto davvero tantissimi spect per questo finale, che ha davvero meritato secondo me, ma non è il finale, perché poi arriveremo a rosso, e rosso ci sarà davvero tanta, tanta carne al fuoco. Partecipate al raid che ottenete anche dei punti canale che potete spendere per farmi parlare in lingue straniere. Ci vediamo domani alle 15 con Kirby, alle 21 con la Shiny Lock, ma soprattutto alle ore 14 su YouTube con un video molto bello in cui ve l'ho detto, ho citato il signore tedesco con i baffetti, potrebbe essere interessante. Bene, grazie, ancora mi scuso per il finale un po' anticipato, però ne vale la pena. Andate dal buon Axo, spammategli, non lo so, che emote gli vogliamo spammare, sub. Fategli uno spam di pesce abbatte per piacere. E niente, ci vediamo domani con gli appuntamenti che vi ho appena detto. Un bacione e ciao a tutti.